Buongiorno, questa mattina ancora più fatica di ieri, ma possiamo farcela. Allora, non siamo in aeroporto, ma qualcuno... Controlli di sicurezza. Vai, controlli di sicurezza. No, sto cercando di farmi mettere a posto lo zaino, perché non è possibile che io abbia sto zaino e non... Cioè, questa è la tasca il problema, eh. Vai, vai, fammi capire però, come sistemarla. Ma perché due borracce? Te lo spiego dopo. Ma perché quello mi sono fatto una shake stamattina, però generalmente non c'è. Quello è il pranzo. Vedi che non c'è più fa niente. Vedi, cioè. È vero, però. È vero, ragione. Il tuo è diverso. Il tuo però, è comodo. Facciamo cambio. Ma perché hai fatto così male? Cioè, perché qua. Matte, qua è proprio. E vedi? È duro, è duro. Che senso è duro? Tocca. Ma senti, dov'è? Dov'è che mi sta male? Cioè, non può andare. Ecco, oddio, stanno distruggendo tutto. No, ma si vedi? Vedi che non va? Ah no, ma no, Cristo, è questo il problema. Ah, è quello il problema. Ecco. Bene, avventure dalle 8 del mattino. Quindi cosa abbiamo concluso? Abbiamo concluso che lo zaino della Grace è fatto male e è molto peggio del mio. Fai vedere, fai vedere. Facciamo vedere, allora, aspetta. Allora, confronto, zaino... questo è il mio. Cioè, va. Pure con l'ombrello nuovo. Pure con l'ombrello, vedi la differenza? Vedi, cioè, guarda che... Cos'è? Col buco lì. Niente, quindi bocciato, promosso, me lo regali. Se qualcuno vuole regalarmi messaggi subliminali, uno zaino, perché già non posso andare in giro con quel coso lì, mezzo sì, scomodissimo. La body invece è neutral, dice come io mi sento con me stesso. Non è... Prima lezione di oggi andata, adesso abbiamo una pausa e io ho chiesto a una mia compagna, che non riusciamo mai a parlare perché fa parte di un altro gruppo, e se andiamo a berci un caffè insieme, così facciamo due chiacchiere e poi devo passare a prendere anche un pensierino alle braccia. Cappuccino con la topi. Ok, ho fatto tutte le cosine che devo fare stamattina, ho preso un pensierino e bevuto un ottimo cappuccino. Ora torniamo a lezione. Ok, per oggi è finita la giornata. Io sto facendo una corsa perché la prof ha finito 5 minuti dopo e quindi non so se riesco a prendere il treno, ma sto tipo correndo perché non voglio aspettare un'altra mezz'ora in più. Per oggi è una stupenda giornata, voglio tornare a casa e combinare qualcosa, quindi tra poco mi metto a correre. Niente, io sono anche arrivata in tempo in stazione, ma il treno è in ritardo e quindi molto probabilmente perderò la coincidenza, e quindi tanto vale. Cioè, vabbè. Niente, ovviamente ho perso la coincidenza, però vabbè, se n'è un'altra arrivo un quarto d'ora più tardi, quindi tutto sommato, anzi di più, 20 minuti dopo, vabbè. Che dobbiamo fare? La vita da pendolare. Eccomi rientrata a casa, mi sono fatta una merendina, yogurt e la mia granola velocemente, perché poi volevo andare a camminare, approfittare di questo sole bellissimo. Ok, ho fatto una merenda proprio super rapida perché voglio cogliermi proprio le ore più belle, e quindi adesso recupero la macchina, vado nel mio solito posticino, faccio un bel giretto e quando torno vediamo cosa fare. Eccomi arrivata e sto già facendo la mia passeggiatina. Camminatina terminata. Adesso non mi sono neanche resa conto perché ho sfruttato questo tempo per rispondere a un po' di vocali arretrati e ogni volta mi dico che mi devo dedicare questo tempo a me stessa, però poi quale migliore occasione per rispondere ai vocali, così non rimango troppo indietro. Niente, adesso recupero la macchina e torno a casina. Ah, che bello! Eccomi tornata a casa dalla mia camminata, ho fatto una doccia e adesso mi stavo mettendo ai fornelli. Ho sbagliato un po' i tempi, nel senso che ho messo sulle patate a bollire per fare il purè, e molto prima, pensando che ci volesse una vita, invece erano prontissime, e nel mentre non avevo finito di fare il tappolone perché dovrebbe andare un
stacco, che sarebbe il brushit, e comunque sicuramente non lo faccio correttamente, non sarà mai come quello di mia nonna, però, o di mia mamma, però ci proviamo, cioè no, so già che non è big fail, no, però niente, ho dovuto accorciare i tempi perché le patate sono pronte e devo muovermi a fare il purè, quindi... Anche qui mia nonna mette pure l'uovo, cioè vabbè, troppo elaborato, io faccio come viene e vi faccio sapere cosa riesco a fare. Allora, intanto, senza questo non possiamo fare nulla, vediamo cosa riesco a fare. E la prima è andata. Beh, posso dire che è tanta roba. Io sono molto proud della mia cenetta. Le finestre le abbiamo cambiate due volte quest'anno. Al Simon. Momento tisanina. Ho finito di sistemare la cucina e ho deciso che per domani non mi preparerò il pranzo, ma finirò, mi porterò dietro lo yucca, tipo il formaggio, i fiocchi di latte, non mi veniva, le carote e crude, da sgranocchiare così, e un pacchettino di cracker, basta. E mi sono fatta prestare la borsa a frigo, così domani inserisco tutto, tra l'altro domani mattina posso dormire un po' di più, perché inizio più tardi, inizio a mezzogiorno e mezza, però dovrò uscire per le 9 perché non ho treni dopo. E vabbè. E quindi niente, mi sono prenotata un posto in biblioteca, andrò là a sistemare un po' gli appunti. Quindi niente, adesso stavo guardando un po' i programmi delle magistrali, così, perché oggi ne abbiamo parlato e quindi ho detto ci butto un occhio. E poi guarderò un episodio di Pretty Little Liars e vado a letto. Quindi vi saluto. Come sempre vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi invito a lasciare un like a questo video, qui vi lascio i miei social e io vi aspetto domani. Ciao!